Buongiorno signori, volevo solo sapere come stavate, come sta procedendo questa settimana e niente, così vi volevo mandare un saluto a tutti i miei fans, scherzando, comunque a tutti i miei iscritti. E oggi giovedì e siamo quasi nel weekend, un weekend rosso, tra virgolette, non finisce più sta cacata. Va bene, quando finirà faremo fiesta. Comunque, sono qui per così per fare un piccolo video, per farmi un po' di pubblicità, se era possibile. Io sono Paolo D'Adamo, come sapete, ve lo sto ripetendo all'infinito. Paolo D'Adamo, va bene. Comunque, niente, la mia vita sta procedendo per il meglio, spero anche la vostra, cioè la mia vita si sta aggiustando piano piano, pezzo per pezzo, giorno dopo giorno. Niente, spero che ne usciamo presto da questa situazione del Covid, da questo raffreddore, chiamiamolo raffreddore, perché non è tanto che un raffreddore, un po' più grave del raffreddore, però speriamo di poterne uscire in fretta, perché mi sono rotto le palle, devo andare fino a Milano a ritirare un pacco, non si può andare, non puoi fare niente, devi stare a casa, anche le persone che conosco stanno tutte a casa, nessuno che esce, hanno ragione, c'è la paura. Comunque, bando alle ciance, io schedine non ne faccio più, perché mi sono stufato di questi continui risultati che escono, che sono veramente scandalosi, la Juve che pareggia col Toro, poi vince col Napoli, cioè secondo me sono tutte un po' manovrate queste partite, non vorrei dire una cavolata, però queste partite sono veramente, secondo me, sono pilotate. Poi, che non me la venissero a raccontare, quindi schedine, scordatevelo, non ve ne faccio più, non vi voglio far perdere e non voglio perdere neanche io, perché comunque se metti il PSG che vince, che è dato a 1,40, e poi ti perde la partita, è inutile che stiamo lì a fare le schedine. Comunque, va bene, niente, che dire, vi auguro un buon weekend, mi raccomando non uscite, state a casa, perché sennò la polizia si incazza, sto scherzando, comunque fate quello che vi pare, nel senso cercate il più possibile di proteggervi, come si dice in spagnolo, di curati. Io ho una ragazza in Cuba, ho imparato lo spagnolo e mi dice sempre cuidate, che se passa sto Covid forse riesco anche ad andare in Cuba, perché i soldi ci sono, però non c'è, cioè, forse si può andare, però non so come fare, devo fare il passaporto, è un bel casino. Comunque, speriamo di far tutto, speriamo che finisce tutto. Io intanto vi auguro un buon appetito, perché è quasi ora di mangiare. Adesso mangio anch'io. Pasta e fagioli, puoi capire. Vabbè, dai. Vi auguro buon appetito. Vi chiedo di iscrivervi al mio canale, perché
perché Carluccio, dai, ci sta dentro. Musica, preghiera, comunque continuate a pregare, signori, per la gente che come me è cattolica, che va in chiesa. Continuate a pregare perché il tempo di Pasqua non è finito, cioè continua, si va avanti. Il mese di maggio sarà il mese della Madonna, quindi vi auguro tutto il bene possibile. Ricordatevi sempre di Jesus Christus, Gesù Cristo, e vi auguro una serena giornata. Vi auguro tutto il bene possibile, mi raccomando, perché vedo nei tabaccai, vedo in questi posti che ci sono molti giocatori. Giocate, io dico, non dico di non giocare, perché sennò sarei gioco nel mio piccolo, però c'è un limite, non oltrepassate quel limite. Perché vedo molta gente che veramente si butta lì, 10 gratta e vinci, l'hai giocata all'otto, col gioco non si è arricchito nessuno, al massimo si perde, perché vince sempre il banco. Io vi chiedo solo, limitatevi, ve lo dico un consiglio da amico, poi fate voi, ognuno dei suoi soldi fa quello che vuole. Io un consiglio che vi posso dare è questo, poi ognuno fa quello che vuole. Statemi bene e vi saluto. Paolo D'Adamo, YouTube, c'è il mio viso, la mia foto, non potete sbagliare. Sono di Torino, San Salvario, se volete incontrarmi sono qui di persona. Vi ho detto tutto. Ciao ragazzi.